L'Annunciazione di Lorenzo Lotto viene realizzata su commissione per la Confraternita dei Mercanti di Recanati. Numerosi dettagli rendono unica questa Annunciazione. Innanzitutto l'inversione dello schema pittorico tradizionale, che vede l'Arcangelo Gabriele generalmente a sinistra e la Vergine Maria a destra. La figura dell'angelo, inoltre, non è affatto eterea o impalpabile, ma ben delineata e muscolosa, così umana da proiettare addirittura ombra sul pavimento. Da notare l'atteggiamento singolare della Vergine, che guarda spaventata lo spettatore cercando comprensione. Anche lei è caratterizzata da tratti molto umani. È una ragazza dalle sembianze estremamente umili e modeste. Dio Padre irrompe d'improvviso sulla scena e impone le sue mani giunte verso Maria in modo quasi minaccioso. La scena sembra cogliere l'avvenimento come in una foto istantanea che permette di indovinare le sensazioni e le emozioni dei personaggi. Altro protagonista assoluto è il gatto che, terrorizzato dall'arrivo dell'angelo, sembra rappresentare il male e fuggire di fronte all'arrivo del bene. Il pergolato visibile fuori dalla finestra rimanda a un'idea di quiete e di equilibrio e richiama l'Hortus Conclusus, la perfezione del paradiso terrestre. Quest'opera è considerata il capolavoro assoluto del maestro.